sera, vi anticipo subito che avete visto il materiale che avete ricevuto le cartelline, si svolgerà principalmente su Roma, quindi contrariamente a tutte le altre volte abbiamo presentato iniziative che si svolgeranno localmente, invece questa si svolge su Roma ed è un'iniziativa alla quale teniamo in modo particolare, questo è il motivo per cui abbiamo voluto convocare questa conferenza stampa. Io adesso chiedo la parola al Presidente Marovella. Sì, grazie per la presenza, grazie del contributo che darete, insomma, tramite i vostri giornali di informazioni per valorizzare meglio questa iniziativa, perché come diceva Luigi, insomma, è importante, poi inserirà più in dettaglio per quello che riguarda il programma, ma per quello che mi riguarda io la vedo, vuol dire, come un punto di arrivo. Possiamo ragionare sul marchio Duce Ventennese, voi sapete, insomma, sono 10 anni ormai nel 2003 abbiamo parlato questo nuovo marchio del Duce Ventennese e quindi un punto di arrivo per valorizzare i prodotti a marchio Duce Ventennese, ma insomma lo vedo anche come un punto di partenza perché siamo pronti, diciamo, a fare un passo importante sul mercato impegnativo e dedicato come il mercato romano e quindi questa è un'iniziativa di marketing territoriale a tutto tondo per quello che ci riguarda, insomma. Io lo dico subito, ci mettiamo la faccia come Tuscia, come imprese, come cambio di commercio e ci mettiamo la faccia con i nostri prodotti, la qualità e il territorio, insomma, no? Perché Roma è un mercato importante, il primo mercato a livello regionale, però insomma è uno dei mercati più difficili, uno dei mercati più complessi, più difficili da regolare perché come dire, è un mercato dove c'è la competizione alta, dove c'è, diciamo, la complessità di farci notare. Messaggio chiaro alle imprese, alla luce delle imprese, ma insomma abbiamo puntato per esempio una pubblicità molto mirata soprattutto su Roma, o quasi esclusivamente su Roma, ma io dico anche per come abbiamo organizzato la manifestazione, così diciamo ci impegniamo con il passaggio, perché lo riteniamo anche un mercato dispersivo, insomma, non vogliamo andare a Roma tanto per dire siamo stati a Roma, vogliamo con i nostri prodotti, le nostre imprese andare a Roma e lasciare un segno, perché come dire, abbiamo lavorato tanto su questa iniziativa. E lo abbiamo voluto fare, lo ripeto, grazie, diciamo, con un lavoro di Lungalema, insomma, un lavoro certosino, dove ormai le nostre imprese del marchio Duce sono abituate a mantenere alta le due standard. Che è quello della qualità e che è anche quello della tipicità. Lo standard della qualità viene ovviamente garantito dai disciplinari a cui un'impresa che si regge una fiducia praticamente adotta e questo disciplinare viene anche sottoposto gradualmente e insomma ciclicamente anche alle controlli, quindi l'impresa che si prende nel marchio Duce sa, insomma, che la camera di commercio può sottoprodurre per mantenere alta la qualità, per fare in modo, insomma, voglio dire, che non ci siano prodotti taroccati anche all'interno della nostra produzione. Quello della tipicità, insomma, voglio dire, come dire, un legame storico delle nostre imprese, insomma, del territorio. E guardate, io credo che soprattutto il legame con il territorio, sul legame con il territorio, noi in questi anni come piano di commercio abbiamo contribuito un po' a farlo conoscere. Guardate, lo abbiamo fatto con i fatti, io sottolineo questa cosa, con i fatti, perché spesso assisto a convegni, iniziative dove insomma si fa di tutto e il contrario di tutto noi fino a prova contraria, quando noi facciamo una cosa magari la facciamo, la mettiamo, però poi cerchiamo di fare di meglio e quindi noi abbiamo contribuito con i fatti al
far conoscere il territorio da una parte, insomma, dei prodotti dall'altra. Quindi abbiamo, come dire, abbiamo posto la Tuscia in quella classifica alta che di fatto, voglio dire, si è sempre meritata. La risposta che ci è stata data, perché credo che anche lui sia stata una risposta importante, credo oltre 200 imprese, insomma, quindi abbiamo un paniere presso qui onnicomprensivo e lo abbiamo concluso ovviamente perché recentemente abbiamo inserito anche nel paniere il disciplinare del nocciolo del biologico, insomma, e quindi lo consideriamo quasi un percorso quasi completato per quello che riguarda la gamma dei prodotti. Però insomma io oggi lo voglio dire, lo posso, e se lo voglio dire, insomma, non è stato un cammino facile, ecco. Non è stato un cammino facile perché è stato un cammino in qualche maniera, insomma, interpretato un po' sotto traccia, un po' da tutti, dalle istituzioni in generale, con un certo grado di scetticismo delle imprese, perché quando abbiamo posto questo problema, insomma, tutti pensavano di poter fare da solo, insomma, tutti pensavano che era il massimo che l'impresa potesse fare, e lo abbiamo fatto, lo dico chiaramente, anche con una certa titubanza di alcune delle associazioni che poi sono in sale di questa camera di commercio. Nonostante tutto questo, però, invece, la nostra intenzione, quindi ecco perché dicevo un punto di arrivo, era molto semplice, complicata nella sua attuazione, molto semplice, insomma, era quello che di offrire tramite il marchio Umbrella, la Tuscia Ricchettese, una protezione, un'opportunità, una formazione e consulenza alle piccole e micro imprese, cioè noi abbiamo prodotti eccezionali, un territorio eccezionale, il problema vero è che, diciamo, le micro imprese spesso sono limitate, no? E quindi dovevamo far fare un salto di qualità nel far conoscere i prodotti, superare gli steccati provinciali, cioè l'idea dell'autoconsumo per noi è stata un'idea, diciamo così, complessa da superare, perché dice, ma tanto io il mio prodotto lo vendo. In un mondo globalizzato avevamo percepito già nel 2003, insomma, che questo non sarebbe stato sufficiente per la Tuscia, che questo, voglio dire, se non ci muoviamo noi, si sarebbero mossi gli altri. E in una situazione così delicata, di microimprese, dovevamo, come dire, lavorare in questo senso. Quindi in questi anni abbiamo lavorato molto, sono testimoni di iniziative multiple che abbiamo fatto sulla comunicazione, diciamo, sul marketing imprenditoriale, e lo abbiamo fatto appunto con marchio Tuscia Videobase. E allora, come dire, siamo scontrati anche in questa operazione anche con un problema economico, abbiamo messo a disposizione tante risorse importanti per questa camera di commercio, però lo dico anche qui sinceramente, non sufficienti, voglio dire, per andare a fare un marketing di comunicazione per esempio sulle grandi reti televisive, non solo, insomma, poi vedete, con un'assenza totale, noi avremo il 22 alla presentazione del progetto, avremo l'assessore alle attività produttive da Miani, quindi sarà una cosa che dirò, insomma, con un'assenza totale anche della Regione Lazio in questo campo, insomma, dobbiamo anche qui fare recuperare il terreno perduto, insomma, io come voi, quando vediamo degli spot televisivi, non si parla più di questo territorio, ma si parla della Calabria, del Trentino, della Sicilia, della Sardegna. Lazio non c'è. E questo, insomma, il Lazio è sinonimo di Roma, capitale, del mondo, quindi anche d'Italia, anche capitale del Lazio. Voglio dire, il Lazio non c'è, questo non c'è nulla. Poi all'interno del ragionamento del Lazio, poi ci saranno i territori, cioè, però ci deve essere un quadro di riferimento. Allora, insomma, sono particolarmente contento perché poi tra le altre cose ci presentiamo, diciamo, con i muscoli, con i fondamentali giusti, anche la cartellina che voi avete avuto, insomma, non abbiamo lasciato l'accento, insomma, non lo facciamo mai, ma stavolta ancora più delle altre iniziative non abbiamo lasciato niente al caso, a cominciare le partner, non abbiamo partner importanti come lo Slow Food dell'Asia, il Green Club, poi Italy, ma poi sono, come dire, altri che hanno voluto stare insieme a questa iniziativa della Camera di Commercio, quindi dal senso dell'importanza.
l'importanza, della valenza di quello che ci giochiamo in questi giorni dal 22 di novembre al 1 di dicembre. E anche il tiro. Guardate, io quando abbiamo discusso, lo dico sinceramente, insomma, pensavo alla Prussia, pensavo che volevo mandare a questo, insomma, poi ho fatto una discussione, chiacchierata, un confronto, abbiamo fatto in testa, è difficile passare indietro, quindi voglio anche la scelta del piacere di gusto e quindi di fare anche qui, insomma, di mandare un messaggio che va oltre la Prussia, perché gli Etruschi, che è un popolo conosciuto non soltanto in Italia ma nel mondo, gli Etruschi, che sono, diciamo, quel popolo, come dire, che hanno lasciato tracce per quello che riguarda la loro permanenza, per quello che riguarda il legame del cibo, le radici profonde della loro terra, della sua terra, insomma, per quello che riguarda la cultura. Il popolo etrusco è un popolo che per primo ha inventato l'importazione, cioè loro importavano la ceramica dalla Grecia, quindi era un popolo che commercializzava già. È stato uno dei popoli che ha percorso un po', diciamo, quell'idea che noi andiamo diffondendo in questi ultimi periodi, quella dell'alternanza scuola-lavoro. Voi pensate in alcune città, perché poi erano costituiti per metropoli, no? Per poi soltanto, in alcune città già facevano una formazione, già, e alternavano la formazione, diciamo così, con il lavoro, l'artigianato, io penso soltanto, sono tutte, voglio dire, quegli stupendi oggetti d'oro che hanno rilasciato, che hanno rilasciato all'interno delle donne, cioè quelli erano tutti raffinati, sapevano lavorare, avevano, insomma, era un popolo, insomma, lasciatelo dire, amante della bella e della buona vita, perché poi di questo si tratta. E allora questo è il messaggio che vogliamo dare, cioè noi siamo il territorio amante della buona e della bella, vita. E allora, insomma, poi il programma conquisterà, lo dicevo prima, insomma, in maniera tutta italiana, si vedrà in generale, però, e concludo, insomma, io voglio anche evidenziare anche alcuni aspetti, un paio in particolare, insomma, con questa iniziativa intanto vogliamo mettere, come dire, a contatto i nostri produttori, non soltanto con i consumatori, ma li vogliamo mettere soprattutto a contatto anche con operatori economici, come dicevo prima, di primo piano, che comunque, insomma, possano aiutarci in una divulgazione del prodotto in quanto tale. E poi sta dentro questo percorso, insomma, il nostro promuovere del turismo gastronomico, penso alla nostra idea di turismo integrato Tuscia Guerra, insomma, dove praticamente l'artigianato, il commercio, il turismo, l'agricoltura, la gastronomia si mettono insieme anche qui un sistema di scommetto per la valorizzazione di questo nostro territorio, e da qui vengono le idee, insomma, delle nostre feste. Penso a Fiorentina, per la Castagna, sono in corso tutt'oggi, insomma, ancora le feste dell'olio, mi dicono che rispetto al passato, insomma, come dire, si vedono più turisti all'interno delle loro manifestazioni. Cioè, mi dicono addirittura che vengono per famiglie con i camper, che stanno qui un sabato, una domenica, cioè i sindaci toccano con mano, insomma, che forse stiamo andando verso quello che è normale nelle altre città, negli altri stati, non ci siamo inventati niente, però insomma non sono più le feste paesane, il salto di qualità che abbiamo voluto fare come piano di commercio è proprio questo. E poi, insomma, lo dico per l'ennesima volta, insomma, questa scelta accurata della location, insomma, no? Insomma, di raggiungere Roma, insomma, diventa comunque, insomma, una cosa importante, ma Italy, l'altra iniziativa con la città dell'altra economia, i ristoranti dove vedete noti, le noteche di primo piano, insomma, voglio dire, questa volta, ancora più delle altre volte, non abbiamo lasciato niente a caso. E quindi, allora, insomma, vogliamo mandare un messaggio chiaro, che noi crediamo in questo progetto, ma non ci vediamo soltanto. Ci hanno venuto le 60 imprese che si mettono in gioco, che scommettono insieme a noi, insomma, e io credo che ci ha creduto anche dai contatti che abbiamo, anche, diciamo, Roma in quanto tale, perché si aspettano novità, insomma, quindi pongono, ci danno tanta fiducia, disponibilità, simpatia, ecco, dobbiamo sfruttare, come dire, questo senso di accoglienza, in questo caso, che abbiamo. Io credo che
anzi ne sono sicuro che non li deluderemo, però per far questo c'è bisogno di un lavoro di marketing e di comunicazione importante, quindi c'è bisogno anche del vostro lavoro, anzi se vi è possibile, se mai volete, insomma in qualche maniera possiamo anche vedere come fare, insomma noi saremmo contenti se voi il 22 all'inaugurazione del 18 veniste veramente a Roma, insomma anche per renderci conto tutti insieme di quello che stiamo facendo, di quello che vogliamo fare per noi, ma soprattutto per le nostre imprese e soprattutto come voglio dire, insomma del futuro di questa luce e quindi del futuro dei giovani. Grazie.